Grazie, grazie, grazie. Certo, 100 iscritti non sono tantissimi nel mondo di YouTube, di internet, dei social network in generale, però devo ammettere che pensare di parlare a 100 persone contemporaneamente o avere comunque 100 persone che seguono i miei contenuti, che seguono i miei video e che si interessano a quello che ho da dire, fa un certo effetto. E ammetto di essere lusingato. Con la scusa di questa occasione, ho pensato di realizzare un video raccontandovi meglio chi sono, quali sono le mie esperienze, soprattutto a livello professionale. Metto subito le mani avanti, perché non è un video in cui mi autoglorificherò. Semplicemente invece vi voglio raccontare qual è la mia esperienza nel mondo del lavoro, come mi sono formato e quali esperienze ho per arrivare a raccontarti o comunque a descriverti quali sono le migliori strategie per cercare lavoro, come poterlo trovare efficacemente e tutto il resto che ne consegue, ma di cui probabilmente ne sarai a conoscenza, dati tutti gli altri video che trovi sul canale. Quindi se la cosa vi fa piacere mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E nel frattempo, come mi piace dire ultimamente, mettiamoci al lavoro. Bene, da dove cominciare? Sapete, la domanda che in questi casi si fa ai colloqui di lavoro è la famigerata parlami di te. E non voglio certo cominciare a parlare dalle calende greche della mia infanzia fino ad oggi. Come spesso mi sono presentato nel canale, io sono Andrea Giaquinta e questo si è capito. Dico spesso che mi occupo di psicologia del lavoro e risorse umane. Ho un background, quindi una formazione in psicologia. Non sono psicologo per il semplice fatto che una volta laureato non ho proseguito poi con gli studi per diventare psicologo a tutti gli effetti e lavoro nell'ambito delle risorse umane. Ma chi è esattamente Andrea Giaquinta? Io sono di Messina, sono un 26enne neolaureato, appunto dall'anno scorso, e ho cominciato da poco ad essere un lavoratore a tutti gli effetti nel campo delle risorse umane. Per parlarvi adeguatamente di come sia nata la mia passione per le risorse umane, l'interesse per la psicologia del lavoro e la psicologia in genere, comincerei a parlare proprio di quest'ultima, la formazione in psicologia. Devo cominciare dal 2009. Nel 2009 io frequentavo il quinto ginnasio, appunto del liceo classico, ed era uno sbarbatello in erba che semplicemente cercava la sua strada. E non avevo ancora idea assolutamente di quale potesse essere il mio futuro e la mia prospettiva lavorativa, però orientativamente sapevo che mi piaceva aiutare gli altri, quindi pensavo di poter studiare medicina anche in futuro e così cominciare a avviarmi in questa carriera. Però c'è un però. Io da piccolo volevo fare il chirurgo, ma mi sono accorto negli anni che mi faceva senso toccare le ossa di pollo, quindi figurarsi operare una persona. Di conseguenza, misi da parte questa prospettiva. Ho anche fatto diverse esperienze come animatore e ho seguito anche molto da vicino le dinamiche di gruppo, le dinamiche relazionali di crescita, di formazione. E questa cosa mi piaceva, capivo che faceva per me, faceva il caso mio. Queste esperienze mi ha dato la possibilità di conoscere uno psicologo, che era quello che ci sosteneva, ci faceva gli incontri, ci aiutava anche a conoscerci meglio. E io da lì ho cominciato a interessarmi maggiormente alla psicologia, soprattutto nell'ultimo anno di liceo classico. Quindi quando poi ho preso in considerazione l'idea di diventare effettivamente uno psicologo, ho cominciato a informarmi sull'università adeguata, sul percorso e tutto il resto. Una volta superati gli esami di Stato, mi sono iscritto all'università a Messina e lì ho cominciato a seguire i corsi della triennale, appunto in scienze tecniche psicologiche. Partiamo dal presupposto che non avevo un'idea ben chiara e definita della mia professione futura, semplicemente perché ho sempre avuto l'atteggiamento del vedere le cose come vanno. C'è un detto siciliano che recita: i cosi come vanno non si contano, cioè man mano che le cose accadono ci si pensa. E questo è sempre stato un po' il mio atteggiamento nei confronti anche della mia professione da ragazzo. E di conseguenza cominciai piano piano a sviluppare la mia idea professionale, il mio essere professionale, appunto, la mia identità professionale. E quindi l'idea iniziale con cui volli studiare e cominciai a studiare appunto la psicologia era quella di essere uno psicologo per l'infanzia. Quindi, siccome mi trovavo anche bene con i bambini e ho sempre amato appunto mettermi al loro livello, pensavo che fare lo psicologo infantile potesse essere davvero una prospettiva. E così, per il primo anno di studi in psicologia, in scienze tecniche psicologiche,
avevo davanti questa idea, questo ideale per la mia formazione e per la mia professione. Nel secondo anno, invece, cominciando ad approfondire meglio le materie psicologiche, mi appassionai ancora di più a livello relazionale delle coppie e dei gruppi. Poi, nel terzo anno di studi, cominciai ad affrontare e ad approcciarmi alle materie relative al lavoro, alla carriera, alla professione in genere. E lì forse scattò la scintilla che mi fece capire che la mia direzione non era quella della psicologia clinica, ma quella della psicologia del lavoro. Cominciai infatti a cercare, a informarmi, a conoscere meglio questa realtà, questa prospettiva che non avevo mai preso in considerazione perché non la conoscevo e nessuno ne aveva mai parlato. Quindi parlare di carriera, parlare di formazione, di selezione del personale, di realtà appunto della psicologia del lavoro, non erano mai state prese in considerazione da me e quindi erano un mondo nuovo tutto da scoprire. Cominciai quindi a conoscere quali fossero le università italiane che proponessero appunto questo tipo di corso di laurea in psicologia del lavoro, delle organizzazioni e scoprii che poche erano in realtà, soprattutto al sud, fra cui Palermo, e la maggior parte invece erano al nord. Quindi inizialmente la mia idea era quella di studiare al nord. Così, sul fine degli studi della triennale, cominciai a considerare le università su al nord, fra cui appunto Torino, Pavia, Bologna e Padova, che erano quelle che avevo selezionato e a cui avevo fatto domanda di iscrizione, escludendo appunto quelle del sud. Due di queste, Pavia e Padova, non necessitavano di un test d'ingresso, mentre le altre due, Torino e Bologna, invece sì. Per farla breve, non entrai in nessuna delle quattro. Perché? A Bologna non superai l'esame. Nell'attesa del risultato di quell'esame mi era scaduta la possibilità di iscrivermi a Padova. Poi, nel frattempo che facevo l'esame a Torino e in attesa del secondo passaggio per entrare, mi era scaduta quella di Pavia e una volta scoperto che neanche a Torino ero entrato, rimasi sostanzialmente in mezzo a nulla. E nel 2016 mi ritrovai ad affrontare uno degli anni forse più particolari della mia esperienza formativa e di tutto il resto della mia vita, perché non facevo più nulla, non mi identificavo in nessuna circostanza, in uno studente, un professionista e non avevo un obiettivo chiaro. Quindi fu un anno molto duro sotto il punto di vista emotivo. Mi abbattei molto perché era una sconfitta per me non essere riuscita ad entrare in nessuna di queste quattro università, che erano quelle che avevo prescritto potessero essere di mio interesse, escludendo appunto quelle del sud, fra cui anche Palermo. Cominciai quindi a demoralizzarmi, a buttarmi sul divano per intere giornate davanti ai videogiochi, davanti ai film, a perdere tempo sostanzialmente. E l'unica prospettiva che mi era rimasta per fare qualcosa, per identificarmi quantomeno nell'essere studente, era di anticiparmi qualche corso. E quindi attraverso l'Università di Palermo feci queste tre materie a corso singolo, quindi pagando da esterno gli esami, e mi anticipai qualche materia, pensando l'anno successivo, nel 2017, di potermele far convalidare su a Torino e quindi poter ritentare il test d'ingresso e accedere. Non andò così, perché invece restai a Palermo. Scoprii nel frattempo che era tanto valida quanto le altre, se non addirittura di più sotto certi aspetti, e di conseguenza cominciai a prendere davvero in considerazione l'idea di iscrivermi alla laurea magistrale in psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni a Palermo. E così fu. Nel 2019 mi sono laureato magistrale, appunto, all'Università di Palermo in Psicologia Sociale del Lavoro e delle Organizzazioni e ho concluso così la mia esperienza formativa, perché nel frattempo avevo capito che non faceva per me diventare psicologo a tutti gli effetti e di conseguenza fare un tirocinio per un anno, naturalmente non retribuito, perché volevo già cominciare subito a lavorare. Non volevo fare l'esame di Stato per diventare appunto abilitato psicologo perché comunque non rientrava nella mia sfera di interesse. Perché nel frattempo io in quei 2 anni di studi a Palermo capii attraverso varie esperienze che il mio interesse risiedeva nelle risorse umane. E qui la domanda sorge spontanea.
Quindi hai buttato 5 anni di psicologia nel CES? Ovviamente no, perché è comunque una formazione che mi tengo ben stretta e che sono stato felice di seguire, perché mi ha dato delle prospettive, una visione diversa della realtà, delle relazioni soprattutto, e mi ha permesso, attraverso solide conoscenze e basi, esperienze svolte soprattutto durante i 2 anni di magistrale a Palermo, mi ha permesso appunto di avere competenze concrete per affrontare il mondo delle risorse umane in modo diverso rispetto a quello di chi si occupa, per esempio, di economia, di giurisprudenza o di statistica. Insomma, la formazione, qualsiasi essa sia, anche cambiando università dopo 2 anni o proseguendo con un titolo di studio completamente differente, non è mai sprecata. E questo l'ho capito sulla mia pelle. Comincia quindi la mia avventura nel mondo del lavoro. E qui le cose si fanno un po' più complesse. Facendo un piccolo passo indietro, durante gli studi ho fatto qualche esperienza lavorando come tirocinante curriculare, quindi non retribuito, in un'agenzia per il lavoro a Palermo e in quell'occasione ho avuto modo di conoscere più da vicino appunto il mondo delle risorse umane, delle agenzie per il lavoro e del lavoro somministrato. Ma magari ne parlerò in futuro. Successivamente, nel 2019, poco prima di laurearmi, verso ottobre, ho avuto la possibilità di cominciare con un contratto di collaborazione che sarebbe durato di lì a 3-4 mesi, seguendo uno dei progetti finanziati dall'Unione Europea per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani e adulti. Mi sono trovato ad aiutare concretamente delle persone a trovare la propria strada nel mondo del lavoro. In 3 incontri si può fare ben poco, si faceva sostanzialmente un primo incontro conoscitivo per capire quali fossero i talenti, le capacità, i valori aggiunti di quella persona e poi successivamente a lavorare sul curriculum e sul profilo LinkedIn. È stata un'esperienza molto intensa da questo punto di vista, anche se breve. Però mi ha dato un primo e concreto sguardo sul mondo delle risorse umane. Quando finii questo contratto di collaborazione, naturalmente non avevo molte altre prospettive. La mia idea è sempre stata quella di lavorare nella mia città e di stabilire la mia vita a Messina. Anche se avevo intenzione di studiare fuori, però con la prospettiva sempre di ritornare. Poi non so quanto sarebbe stato fattibile, perché si sa, una volta che vai fuori è più difficile che torni. Comunque, e nel frattempo del contratto di collaborazione cercavo anche lavoro. Continuavo a farlo perché chiaramente sapevo che quella prospettiva sarebbe finita di lì a qualche mese, era chiaro, non c'erano altre alternative. Di conseguenza, cominciai davvero ad approcciarmi concretamente con l'ansia della ricerca del lavoro per la scadenza che sarebbe stata di lì a poco imminente. E che cosa fa un laureato se non cercare lavoro? Bene. Anche per me è andata così. Ho anch'io inviato curriculum, certo non a destra e a manca, ma in modo molto selettivo. Quindi cominciai ad affrontare i primi colloqui, le prime porte in faccia, i primi no detti, anche quelli non detti, feedback tirati con le tenaglie, ma in sostanza, in 4 colloqui che ho avuto, sono riuscito ad arrivare verso la fine soltanto a uno. Certo, di lì a poco sarebbe arrivato il Covid, ma il problema è relativo. Mi imbattei in diverse opportunità relativamente all'ambito delle risorse umane, due in particolare per agenzie del lavoro e a un'azienda di consulenze per altre aziende. Quindi, mettendomi in linea con cercando di mettermi in linea in realtà con questi profili, riconobbi a un certo punto che mi mancava una qualità che era invece ricercata. Agenzie, sempre agenzie. Che cosa fanno le agenzie? Vendere. Quindi mi ritrovai ad essere escluso da queste opportunità semplicemente perché riconobbi a un certo punto di non avere un profilo commerciale. Ancora una volta mi ritrovavo senza poter fare nulla. E poi, di punto in bianco, mentre ero a scuola di ballo con la mia compagna, a un certo punto mi si avvicina una signora, una nostra collega di corso, e mi fa: "Ma tu, ho visto che hai su LinkedIn questo tipo di profilo, hai fatto questo tipo di esperienze, non è che ti potrebbe interessare uno stage in azienda da me?" E io ho detto:
Subito. E quindi ho avuto una bella fortuna perché ho paradossalmente trovato un lavoro in un contesto che non aveva nulla a che vedere con il lavoro, cioè era uno svago, era un hobby serale così per svagarci durante la settimana. Eppure quell'opportunità mi ha permesso di entrare in contatto con una persona perché mi aveva trovato su LinkedIn e inaspettatamente si è rivelata essere la responsabile delle risorse umane dell'azienda in cui lavoro attualmente. A Messina, nella mia città, esattamente come avevo desiderato. Mi ha quindi chiesto di inviarle il curriculum, che nel frattempo avevo reso abbastanza accattivante, e da buona prassi ho anche allegato una lettera di presentazione indirizzata al responsabile delle risorse umane, appunto il suo responsabile, il suo HR manager. Successivamente, nei mesi a seguire, ho fatto i colloqui necessari per poi venire preso come stagista in questa azienda, però passando attraverso l'agenzia per il lavoro a cui questa azienda si appoggia. E attualmente questo è quello che faccio. Continuo questo stage, adesso sono passati 6 mesi e ne dovranno passare altri 6, quindi fino a luglio del 2021. Per poi vedere come vanno le cose. Como bene si conta, appunto proprio perché non sappiamo mai come saranno le cose in futuro, possiamo farci molte aspettative, però in realtà concretamente tante cose possono succedere. Quindi se oggi non ci mettiamo con la prospettiva di pensare che le cose possono davvero cambiare da un momento all'altro, è più difficile che siamo in linea con il contesto di lavoro con cui ci troviamo ad avere a che fare. Come avete visto dalla mia esperienza che vi ho raccontato in questo video, ci sono le difficoltà, ci sono anche le fortune, però bisogna essere anche capaci di coglierle. Bisogna lavorare su di sé per riuscire a raggiungere certi obiettivi. Bisogna conoscersi meglio per poter capire quali sono poi le cose che si possono fare. Perché una carriera, una professione non nascono dal nulla, nascono sempre da noi. E se invece questo non avviene, finiremmo anche per poter fare un lavoro qualora lo facessimo, per cui saremo infelici per il resto della vita. E invece l'obiettivo finale deve essere quello di realizzarsi anche attraverso il lavoro e capire prima chi vogliamo essere per poi esserlo davvero. Se ci sono difficoltà, se ci sono ostacoli da superare nella ricerca del lavoro, e ci sono, non possiamo negarli. Non abbattiamoci perché comunque ci sono delle possibilità inaspettate dietro l'angolo. Io ammetto di aver avuto molta fortuna, certo, ma allo stesso tempo questa fortuna non ha fatto tutto il gioco, perché io ho costruito le possibilità per me di cercare lavoro. Ho fatto networking, come vi ho consigliato in video precedenti, ho creato il mio curriculum più efficace possibile, sempre accompagnato da una lettera di presentazione per presentarmi al meglio, per appunto completare l'immagine che potevo dare e soprattutto quella di costruire l'immagine di sé online. Sto raccontando me stesso anche per farmi conoscere meglio a quelli che potranno essere delle persone che vorranno affidarsi alle mie competenze, alle mie conoscenze. Quindi il messaggio che vi voglio lasciare è quello di avere un obiettivo non necessariamente chiaro, ma una linea, un filo conduttore, basato non tanto sulle prospettive di carriera, quanto più su quelli che sono i vostri punti di forza, i vostri valori, i vostri interessi. Quindi spero che con questo video vi abbia lasciato qualcosa e rinnovo i ringraziamenti per essere arrivati insieme a questo obiettivo. È un traguardo importante che comunque fa il suo effetto, perché, torno a ripetere, pensare per me di avere 100 persone che mi seguono, che vogliono sentire quello che ho da dire, non è poco. E quindi io di questo vi sono estremamente grato. Spero che possiamo insieme realizzare un percorso, appunto quello della realizzazione personale prima che professionale. E che dire? Grazie. Fatemi sapere anche cosa ne pensate. Che cosa vorreste sentire da me nei prossimi video? Che cosa vi piacerebbe invece approfondire come tematiche? Vi invito quindi a farmi sapere attraverso i vostri like se il contenuto vi è piaciuto, se vi è stato utile in qualche modo e se vorrete continuare a seguirmi. Io sarò sempre qui, sapete dove trovarmi. Nel frattempo, come dico sempre, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!